Qua cerca il lavoro, normalmente insomma non c'ho molte speranze, comunque ho avuto già qualche esperienza, ho lavorato in un negozio di scarpe, però diciamo che il discorso sta sempre a contatto con i piedi, è una cosa abbastanza schifosa per ovvi motivi, ho lavorato pure in uno studio dentistico e diciamo che è un lavoro che non mi sta bene, diciamo, per gli stessi motivi anche se opposti dal punto di vista così. Ho fatto pure domanda per entrare come vigilessa, però voglio dire, è un lavoro che, perché voglio dire, se sta a mezza strada tutti questi cassi a scarico è una cosa assolutamente impossibile. Ho fatto il calcolo, vabbè, che i vigili se ne stanno sempre a casa, però purtroppo, insomma, ci sono pure dei casi in cui al sindaco gli aggira. Non si può più fare. Io volevo dare un messaggio a proposito di tutte quelle donne che non si vogliono sposare, vogliono rimanere da sole. Io volevo dire questo, che secondo me una donna che si sveglia la mattina alle 6 per lavorare e lavora fino alle 2 del pomeriggio, poi va a casa e comincia a bere così, poi verso le 4 ha un appuntamento col suo primo amante, poi va al cinema, poi la sera magari va a un night e incontra un altro amante così, poi beve, continua a bere così, fa le 4 di notte, torna a casa un terzo amante così, continua sempre a bere. Secondo me sì, magari questo tipo di vita la fa sentire felice, però secondo me quando si rialza la mattina alle 6 ha come un amaro in bocca, secondo me. Cosa penso di Berlusconi? Beh, io penso che oltre a essere un uomo molto ricco, sia un uomo anche molto autoironico. Chi sono per dirlo? Sono una stilista di Bergamo. Che voti? Che voti? Boo. C'è sta macchina parcheggiata in seconda fila, levatela se no la brucio. Levatela se no la brucio, così me vado a casa, a casa, a casa!